Salve a tutti, volevo comunicare rispetto alla questione dei filobus alcuni dati per evitare che si continui a diffondere una serie di bufale che sta diventando veramente insopportabile. Allora, a parte il fatto che è paradossale il motivo per cui la Raggi mette in esercizio 15 filobus che erano fermi e il PD continua ad accusarci, a dire tutta una serie di dati falsi che insomma dimostrano in qualche modo che era interessato a fare in modo che questi autobus rimanessero in deposito altri anni oltre agli anni in cui stavano già in deposito. Comunque, per dire insomma i dati, poi parliamo anche dei guasti che ci sono stati in questi giorni. Allora, i dati dicono che ATAC ci ha comunicato che hanno calcolato che questi filobus in un anno, perché sarà un anno in cui saranno in esercizio nelle linee 60 e 90, produrranno 1 milione di chilometri. Ora, da contratto di servizio, questo 1 milione di chilometri è pagato da Roma Capitale ad ATAC circa 6,5 euro a chilometro. In totale fanno 6 milioni e mezzo. Questi soldi sono molto importanti per ATAC perché generano un flusso di cassa positivo che, sommato a quello che sono i costi di ammortamento, cioè i costi di tenere dei autobus, dei filobus fermi che ogni tanto devi far girare, manutenzionare comunque, perché anche se ce l'hai in deposito spendi comunque delle risorse per poterli tenere anche fermi, generano ovviamente un reddito. Con quel reddito, 6 milioni e mezzo, ATAC può acquistare le vetture che guarda caso mancano. Cioè, noi sappiamo che da luglio, quando abbiamo preso in mano l'amministrazione, avevamo, che già ne avevamo, oggi sono uscite 1.319 vetture. A luglio non arrivavano neanche a 1.200, quindi questa amministrazione piano piano sta facendo tornare il trasporto pubblico di proprietà dei cittadini a una certa normalità. Ora dicono che comunque questo vantaggio, questi soldi che vengono guadagnati da ATAC, che potrebbero servire, 6 milioni più o meno, corrispondono a 25 autobus nuovi che costano più o meno 250.000 euro l'uno. Queste risorse non, per loro non hanno un valore, per noi ce l'hanno, ma ci sono altre risorse che ATAC guadagna, ad esempio gli autisti. Gli autisti oggi, non essendoci le vetture, molti autisti sono fermi, non hanno un mezzo da far viaggiare e quindi per la collettività, per i cittadini, rappresentano un costo. Ecco, dare l'opportunità di avere 15 autobus in più rappresentano un risparmio da parte dell'azienda, perché fai fare a degli autisti un lavoro per cui sono stati pagati. Ma c'è anche un altro dato che non è proprio così secondario. Fai aspettare meno tempo i cittadini alle fermate, perché ovviamente se girano più mezzi i cittadini, no, sono più contenti, perché ovviamente vogliono e pretendono, giustamente perché pagano le tasse, un servizio che sia efficiente. Piano piano ci arriveremo. Quello in cui non si riesce veramente ad arrivare è a far capire al PD e a chiunque continua a contestare che anche dei guasti normali, normali perché dopo anni di abbandono di questi mezzi ai depositi, è chiaro che, ad esempio, per quanto riguarda il danno che si è verificato, uno dei due danni più ricorrenti è il guasto delle centraline. Stando fermi, le centraline si sono, essendo di plastica, si sono ossidate, è entrata l'acqua e il mezzo ovviamente è andato in tilt. L'altro guasto è che le porte sembrerebbe che non si chiudono, non si aprono, anche quelle perché i mezzi sono stati fermi, sono dei guasti del tutto naturali, dei svantaggi che l'amministrazione aveva messo in conto, ma che sono nettamente inferiori ai vantaggi che, ripeto, ho detto prima, l'azienda sta portando ai cittadini. Ora, detto questo, veramente noi vorremmo metterci una pietra sopra perché non abbiamo veramente tempo per continuare a rincorrere queste bufale che vengono ripetute da parte di chi sta soltanto rosicando, perché questo poteva farlo anche un bambino di 3 anni. Il fatto di rimettere in esercizio queste vetture. Bastava solo volerlo fare. Arrivederci.